Vi invito a entrare anche oggi con me in ambulatorio, onicomicosi. Qualcosa di sospetto a livello delle lamine unguali? Ti eri accorto che sì, c'era qualcosa? C'erano dei puntini, sì, che avevo notato, ma senza dargli peso. Peso. Allora, ti voglio visitare, quindi ti metti sul lettino, togli entrambe le scarpe e voglio vedere di che cosa si tratta e poi ti dico io. Benissimo. Ci accomodiamo. Come avevo ipotizzato sulla base di quello che tu mi avevi descritto, qui si ha un caso di onicomicosi. Onicomicosi significa, detto proprio in traduzione semplice, infezione di da forte di funghi miceti a livello delle unghie, delle lamine unguali. Vedi questo aspetto bianco, giallino, zigrinato che hai nella parte distale della lamina? Questo è il nostro segno di riconoscimento di infezione da funghi. Molto spesso c'è un ispessimento proprio della lamina e sotto si crea come una specie di farina, okay? Che è uno dei sintomi principali. Faccio un puzzle che è la tua terapia, perché è importante capire che nella eradicazione di questo tipo di infezione non si può fare solo uno delle cose che tutti fanno, che è lo smaltino antifungino, non basta. C'è un puzzle da mettere in atto che dà la più alta probabilità di guarigione da parte di questa malattia, ok? È molto importante seguire tutte le indicazioni che io ti darò. Allora, parliamo di puzzle terapeutico. Stefano, allora, bisogna rimboccarsi le maniche perché per questo sarà lungo, ma ti guido io. Il primo tassello del puzzle che dobbiamo mettere, che sembra banale ma importantissimo, è che quest'unghia che tu hai la devi tagliare di più. Che problema. Perché? Perché lì, in quello strato che tu vedi bianco, c'è funghi proprio che lavorano, mangiano l'unghia. Più tu li tagli, più li inganni meccanicamente. Quindi taglio della lamina il più possibile una volta a settimana, senza farti male, ma una volta a settimana. Smalto antifungineo. Lo smalto antifungineo vuol dire che nascono, ci sono degli smalti che nascono con dentro una medicina, che è trasparente, quindi lo possono mettere anche gli uomini, una volta a settimana. Ci sono degli smalti anche quotidiani, io faccio mettere quello una volta a settimana perché? Perché l'applicazione dello smalto deve essere messa per un anno. Dice, oddio, messo una volta a settimana si regge, tutti i giorni, per un anno 365 giorni è molto più pesante. E si mette una volta a settimana, io consiglio al paziente di scegliere un giorno della settimana in cui, per una questione mnemonica, ricordarsi di applicarlo, per esempio la domenica abbiamo un pochino più di tempo, quindi tutte le domeniche. Che cosa fai? Tagli la lamina e metti lo smalto. Io sconsiglio la limatura della lamina, che a volte viene consigliata, perché mi sembra che questa lamina debba, ok, tagliata, messo lo smalto, si debba rinforzare, perché già è stata macerata dal fungo dentro, quindi la limatura, no, sono un pochino perplessa, puoi evitarla. Oltre a questo, io ritengo nel tuo caso necessaria una terapia antifungina orale per cercare proprio di non peggiorare e a cercare proprio di dare quella spinta in più. Ho detto prima, quando ti spiegavo, che è necessario fare alti dosaggi proprio per cercare di fare in modo che la concentrazione del farmaco arrivi in questa parte così lontana del nostro corpo, in cui solitamente il nostro corpo risparmia vascolarizzazione, quindi farci arrivare un farmaco a range terapeutico non è facile. Quindi terapia orale ad alto dosaggio, adesso ti darò la schema, e oltre a questo aggiungerei una polvere sanitizzante per le scarpe, quindi la mattina, prima di mettere qualsiasi tipo di scarpa, metti dentro questa polvere che ha un antifungineo, proprio come se fosse un borotalco, metti dentro, sbatti la scarpa e poi metti la scarpa e vai. Tutte le sere ci laviamo i piedi, ti do una schiuma, un detergente medicato in cui sostanzialmente è contenuto un antifungineo. Non menarmi, ma ti aggiungo un altro tassello al puzzle, perché ti assicuro che più pezzetti metti, più ce la faremo e ti guiderò io, ti aiuterò a capire se la strada è giusta. Tutte le mattine per 2 mesi io faccio mettere uno spray. È uno spray antifungineo che si applica proprio sulla lamina. La mattina ti svegli, una spruzzata per dito,
ti ricordi il talco con l'antifungino dentro la scarpa e vai. La sera lavi il piede con il sapone che ti do io e ti devi ricordare una volta a settimana di tagliare l'unghia e mettere lo smalto sopra. Se questa è la tua unghia, adesso è mangiata dai funghi in questa parte qua. Qui ci sono funghi. L'unghia viene rigenerata, se questo è il tuo dito, da qui. Quindi la matrice sta qua sotto. Tu devi vedere che la matrice guarisce e rigenera un'unghia sana. E quindi questa parte nel tempo viene spinta in avanti. Non deve avvenire l'inverso. Quindi il primo a controllare che le cose stanno andando bene sei tu. La parte sana spinge la parte malata in avanti e non viceversa, la parte malata spinge la parte sana a ulteriormente ammalarsi. Ok? Allora aspetta, questa è la tua, ci hai riassunto tutto quello che ci siamo detti. Perfetto. Ok? Grazie. Quindi ti accompagno di là, così ti saluto tua moglie. Ma benissimo, grazie. Andate forza. A cena. Eh sì, ne approfittiamo. Grazie, ho organizzato una cenetta, quindi buonasera. Sì, grazie. Okay. Ok, grazie mille per il controllo. Perfetto, grazie dottoressa di nuovo. Grazie.